Ciao a tutti, benvenuti. Oggi siamo qua per raccontarvi qualcosa sui rum giamaicani. Sono qua per parlarvi di Appleton Estate e sono qua ospite di vino.com allo Stella di Firenze dal grande, con il grande Luca Gardini. Ciao ragazzi, io già mi sono lavato le papille con questo grande rum. Grazie di avermi invitato, vino.com, facciamo questa diretta per invogliarmi a bere questo grande liquido, questo grande rum. In due parole, spiegami un po' perché mi hai invitato. Allora, siamo qua di bere sempre, perché come si parla di rum l'importante è divertirsi e bere. Siamo qua per parlare di Appleton Estate, ma soprattutto della nuova linea dei prodotti di Appleton Estate. Ci sono due grosse novità, le andremo a degustare dopo insieme, o meglio a bere, a divertirci assaggiandole, e quindi anche per raccontarvi qualcosa senza annoiarvi appunto di quello che è il grande mondo di Appleton Estate e del mondo della rum giamaicano, ovviamente. Visto che tu so che sei un grande esperto, no? Io bevo distillati, ma sono un po' più esperto di lui, però i distillati mi piacciono. Più inizio celati per film, perché ci sono tutti i saluti stati in persona che aveva finito lisci, i celati, che era molto grande base. Cosa facciamo? Ci facciamo prima un cocktail, poi da là, facciamo prima di là, facciamo un cocktail. Come fai? Io direi che ci facciamo un assaggino di un cocktail, una bella rivisitazione su un grande classico. Mai Tai! Bravo, grande, sono vecchiato. Siamo vino anche distillati, quindi siamo qua, con il nostro grande barman. Allora, grazie, facciamo mille. Così, come in Giamaica, un grande brindisi. Sì. Grazie a Appleton, a vino.com, vediamo un Mai Tai in chiave moderna. Poi non viene su niente, Cina, di nuovo, ovviamente una rivisitazione del Mai Tai con due prodotti di Appleton, quindi blendando l'8 anni e il 12 anni, però dopo vi racconteremo che qualcosa. Adesso ci godiamo questa freschezza e... Ma comunque sapete perché mi hanno invitato? Non perché sono bravo di gustare e bere, perché in Romagna è come la Giamaica, si fa casino, no? Quindi mi hanno invitato perché sono romagnolo. E adesso ci beviamo questo Mai Tai, intanto ci avviciniamo e ascoltiamo il prodotto. In due parole, se vuoi capire anche tu, perché dobbiamo bere, da dove viene esattamente, bisogna mangiare bene. Allora, guarda, innanzitutto quando parliamo di Appleton Estate parliamo della tradizione giamaicana, una tradizione che parte dal 1700 addirittura. E soprattutto, di solito, quando parliamo di rum e terroir, si fatica magari a legare queste due cose insieme. Ma invece, quando parliamo di Appleton, la cosa bella è che il termine terroir prende vita. Un po' come vino, ritorno, testamento, riconoscibilità, unicità. Quindi, questo, per cui faccio un po' il Gardini, non romagnolo, quello un po' più professionale. L'Appleton, ricordo un po' che la macchina del ghiaccio, ragazzi, stiamo facendo il cubetto del Mai Tai. Riuscizzati. Come te ne piace, quello che secondo me è l'unicità, è proprio che loro vanno a lavorare su quello che è il micro territorio, e il micro territorio dà un gusto, quindi hai i prodotti sempre con la stessa impronta, stessa filosofia, ma molto differenti, perché come nei vini, anche il distillato, in questo caso il rum, ha nei suoi terreni ha delle varie creazioni, cioè quello più teso, quello più salato, quello più liso, poi qui si pure spiega. No, esatto, infatti di solito si va nel tranello meglio, per poca conoscenza si parla di terroir, o si accorga quello che è la Nassau Valley, la Coppi Country, quello che è il fiume, il Black River, creano delle condizioni climatiche uniche e irripetibili proprio nel mondo del rum, quindi nella geografia dei Caraibi e del Sud America, che possiamo andare a parlare, anche se Appleton è un rum tradizionale, quindi partendo da base melassa e non agricola da puro succo, il terroir ha un'importanza fondamentale. Quindi è riconoscibilità. Assolutamente. Infatti vi dico una cosa, io sono famoso perché indovino le cose da cieca, quando mi ha fatto uno scherzetto per vedere se capivo di rum, è tutto sconosciuto, perché ha una forte conoscenza. Quando c'è una riconoscibilità, un'impronta stilistica ben definita, data un territorio, da un'unicità, questo è che ha fatto un gran lavoro. Assolutamente. E questo gran lavoro emerge appunto nonostante parliamo di un rum tradizionale, un grande rum tradizionale. Perché? Le melasse sono una grande risultativa. Bravo. Sì, l'importante come si parla di rum è bere. Ogni due minuti parlare e sorsatina. Comunque bravo, esatto, veramente il Mai Tai questo nome. Assolutamente. Tutto come netto. Torniamo a noi, quindi stiamo dicendo. Stiamo dicendo appunto che nonostante si parla di rum tradizionale, in questo caso Black River, quindi questo fiume che nasce dal sottosuolo proprio nella zona di Appleton Estate, quindi nella Nassau Valley, che è un terreno carsico che riesce a mantenere l'acqua. Al tempo giusto la ridata. Esatto. Quindi un terreno, come si dice in termini francesi, vertisol. Parliamo in italiano. Esatto. In italiano lo stesso. Spugnoso. Aspetta un po' l'essere no. Spugnoso. Assolutamente sì. Ma in giamaicano?
giamaicano? Giamaicano, non so. Quindi la spugna quindi assorbe l'acqua, la rilascia al momento giusto, nei momenti di siccità, nei momenti di crisi, la pianta prende l'acqua e andrà a fare linfa alla pianta. Esatto, perché comunque sia la canna da zucchero è una pianta che è voracissima di acqua. E quindi queste piogge tropicali che vengono con grande frequenza, addirittura quasi 2500 mm l'acqua nella Nassau Valley. Quindi è come se voi pensate la zona di Appleton fosse una serra a cielo aperto. Una Silicon Valley. Esatto, una Silicon Valley del rum. Ci sta. Come? E quindi queste sono le note principali che creano il terroir unico all'interno della Giamaica. E voglio dirvi una cosa che spesso magari non prendiamo in considerazione. L'importanza dell'acqua nel rum è come quando si parla dei grandi single malt. Perché l'acqua serve per far crescere la canna da zucchero, serve per diluire le melasse prima della fermentazione. Fa la pura, la schiettezza di esatto, zucchero. Esatto, quindi grande qualità di acqua che serve in tutti questi passaggi, magari non si pensa mai, però anche quando io ho distillato, quindi ho il mio liquido pronto ad andare in invecchiamento, l'acqua subentra di nuovo perché io diluisco il grado per andare a fare un invecchiamento migliore, quindi l'acqua interagisce anche in quel caso. Posso dire una cosa? Prego. Ma non mi ha fatto domanda, ma lei è Bertini? Dicono che non l'ho mai trovato nessuno come me, però oggi ho trovato uno dei distillati come me, sei veramente bravo, ci conosciamo da poco, ma devo dire che oggi stai facendo una performance, segniamo come Maradona caneggia, decidete voi. Carica, Maradona carica. Carica, vale, ci sta. Facciamo la ciuzzatina che poi andiamo a fondiamo. Sì. Ragazzi, guarda, senti il profumo di questo rum, che bello, non mi voglio che l'estate mica è finita, poi è sempre festa, non c'è quando l'estate. C'è il rum è sempre festa, Luca, assolutamente. Allora, quindi oggi iniziamo questi prodotti nuovi, assolutamente sì, sono questi qua, no? Esatto, da 8 anni e ecco, prima di andare a degustare, ti faccio una domanda, tanto sul subito intervisto a te. Se tu devi definire in 5 settimi le qualità, perché uno riesce a tutto, quali sono? Io ti dico uno, bevibilità e piacevolezza. Gli altri 3 dice tu. Assolutamente. Bevibilità e piacevolezza come hai detto tu. E soprattutto le note, le sue note speziali, quel tocco di arancia che. Ma l'altro secondo ci siamo visti, c'è anche la pulizia. Assolutamente sì. Sei d'accordo? Assolutamente sì. D'accordo con te? Assolutamente sì. E comunque tutte queste note, perché quando si parla di Appleton la cosa fondamentale da ricordare qui è inequivocabile che oggettivamente la qualità c'è. Soggettivamente allora, si spera che piaccia a più persone possibile. Come dicevo prima, la reconoscibilità a un territorio è acquistare un prodotto. Quindi ti faccio bomba. Cosa sono queste due nuove label che avete lanciato? Quindi un 8-15, si vede 8, l'ambientamento 15. Però mi dici che c'è qualcosa di particolare. Attenzione Luca, per Appleton State quando si parla di numeri in etichetta così è sempre minimum age statement, cioè che loro garantiscono che il numero in etichetta per tutta la loro linea riporta un invecchiamento minimo garantito. E questo nel mondo del rum, che è un po' il mondo dei pirati, ci fermiamo lì senza andare oltre, un po' dappertutto. No, ma infatti dicevo, spieghimi cosa hanno voluto pubblicare con questi due prodotti, ci spedisce anche un'etichetta di differenza, poi dopo andiamo a dimostrarlo. Allora, sicuramente l'8 anni Reserve è quello che per loro è l'entrata di un grande premium room anche da miscelazione. E sottolineo anche Luca, perché per me l'8 anni ha già una bevibilità, una piacevolezza che può essere assolutamente venuto liscio. Però può essere il concetto. Allora, diciamo, fate più in termini un po' più enologici, quando bevi una grande azienda c'è il clou. Che può essere il 21 quello che è, poi ti arriva il 15, ti arriva quello che è un po' il business card, che però è quello che fa la qualità dell'azienda. Assolutamente, sì, assolutamente. E se qui partiamo da quello che è il fratello più piccolo della linea, già con l'8 anni capiamo il gioco che si sta facendo. E soprattutto legato al minimum age statement, altra cosa fondamentale per ricordare, tutti i prodotti di Appleton sono 100% tropical aging, cioè vengono invecchiati completamente in territorio caraibico. E diciamo che un'altra, per i più curiosi, ovviamente non tutto il quantitativo che è grande, perché si parla di 250.000 botti di rum di invecchiamento, quindi lo stock più grande dei Caraibi in assoluto. E ovviamente il doppio rignon dei rum. Vabbè, così. Ma chi fa il doppio rignon? Nessuno. Nessuno. Chi fanno questi numeri? Mi stai dicendo? Vabbè, assolutamente sì. No. Per quello che riguarda l'invecchiamento caraibico non ha competitor in assoluto. Questo è importante, sai? Esatto. No, no, assolutamente. Di questa qualità e fa numeri. Facile fare 200 bottiglie buone. Fare tanti numeri di qualità. Questo che comunico sempre io. Ragazzi, fare 100 bottiglie di un prodotto. Perfetto. Difficile, ma anche facile. Fare per tanti anni milioni di bottiglie di quella qualità. È facile, assolutamente.
è una cosa, non voglio essere geniale, però una cosa che voglio sottolineare è il rapporto con il prezzo. Esatto, perché Appleton permette con cifre normali, perché è normale, io quando prendo una grande bottiglia... Normali cosa vuol dire? Questa no, l'esempio che volevo farti è... Vado in notteca, domani vado in notteca qui, mettiamoci nell'otteca, quando lo parlo? Questa è una bottiglia che si aggira tra i 30 e i 40 euro, comunque sia la base di partenza, fino ad arrivare magari al 21 che va, passa magari le 100 euro, però nel mondo del rum, quando io pago tanti soldi una bottiglia, esigo che il prodotto sia buono, ok? Includo delle cose. Nel mondo del rum il territorio è scivoloso, ma soprattutto la grande forza di Appleton con dei prodotti benchmark come il 12 anni, in questo caso che è un po' il faro che va avanti da tantissimi anni, abbiamo nell'arco di quello che sono, diciamo, i 50 euro, una bottiglia di alta qualità che io ritrovo sempre nel tempo. E quindi questa è, secondo me, un altro grande pregio che spesso non si pensa, però che fa Appleton così grande. Un grande rum alla portata di tutti, sempre nel tempo. Allora, tipo, lo sposo, poi mi hai fatto questa fine sul libriamo. Chi sposo? Ti sposo te. Ah, ti ho sposato, che cazzo sposo? Cioè, poi dici, mi stai simpatico, ma sono Magnolo sempre. Ok, no, però vuol dire, è molto importante questa cosa, perché è vincente, perché dà la possibilità di bere un gran prodotto, di un bel prodotto che è buono di qualità, ti piace perché veramente lo riconoscono. Quindi quando tu bevi una cosa, poi la riconosci, questo ha un grande appeal. Se poi ci unissi chi è accessibile, perché oggi vince l'accessibilità, la semplicità, essere semplice non vuol dire non essere di qualità. Accessibili è una possibilità di dare tutti i grandi prodotti. Poi dopo se uno vuole la rarità, vuole la chicca, vuole il micro clou, il micro clou, quello che è, ci sono i microclou, lo può trovare. Quindi qui è una gamma per tutti. Siamo qua, eh? Ci sento tu? Siamo qua. No, perché c'è la nostra camera che lo vedo un po' defagnato perché è molto poco rum. Allora, questo 8 anni, entriamo a bomba. Il colore è bellissimo. Io quando io so che mi sono distratto, io quando mi distratto vanno il colore, la lucentezza. C'è questa lucentezza bellissima, poi lo vedi che è puro, che è pure. Perché non ha quell'opacità. Okay. Soprattutto nel mondo dei distillati si parla spesso di filtraggio. In questo caso quello che è a fine invecchiamento, prima del blending scelto e visionato da Joy, che adesso ti dirò poi due parole di Joy, perché non possiamo parlare della donna, la regina di quello che è Appleton Estate, non è la proprietaria ma è la master blender. Ah, la bello. Prima hai donna... Hai mai conosciuto? A voi, ti supporto volentieri. Io ho un assaggio da tutte le bottiglie. Assolutamente. Tutte le tasse sono molto organizzate. Guarda, ci vuole del tempo per farle tutte. Guarda, mi conosci. Sono Magnolo sul serio. Vediamo, quindi questa Joy che fa questo grande rum. Questa Joy che disegna, o meglio, che crea, quindi blendizza. L'impronta stilistica la definisce lei. Assolutamente sì. Cazzo, bravo. Assolutamente sì. È tosta. È tosta, infatti, mi ha dato l'esempio con la nuova linea, sia nell'Ops nel 15. Tanto facciamo un brindisi. Sì. Ma questo è il bicchiere giusto per dimostrare? Allora, questo è il bicchiere giusto, già nella versione, quindi Glencairn, quindi quello che è il mondo whisky, si può rapportare in tutto una peretta, che è il mondo degli stilati. La peretta del contrario. La peretta. Sembra un quadro di bottiero. Certo? Però il concetto base è quello di avere una pancia. Sì, la perché lo esatto, si uccide. Esatto. Ragazzi, se non vi sentite, vi dovete andare a prendere queste note di pasta di mandorle, senti. La resina di Pino d'Aleppo, sapete dove è Pino d'Aleppo in Grecia? Quindi la parte amarognola della resina, pasta di mandorle, questo tocco non dolce ma un approccio fragrante. La fragranza non è dolcezza, non è zucchero, ma è lo stile che non deve avere. Grande parte sassosa, questo è anche un rum salato, se lo mettiamo in bocca. Mettiamolo in bocca, non fate come fanno i corsi sommelier che bevono poco, anche il rum va bevuto, scalderà un po' le orecchie ma va bevuto. Sorso dopo sorso passa il calore. Dai, salato. C'è questa quasi parte acciugosa. È salato, ma è leggermente piccante perché anche sai qua... Sai cosa ricorda? Fermati, va, c'è uguale. Il pimiento giamaicano. Ma sai cosa ricorda a me? Un'oliva, che c'è la salamoia, la parte sassosa, lo sai? Con il sito dicendo, lo stendi, mi ricordo il ginger. Assolutamente sì. Il pimiento, cazzo, mi studiato spagnolo, no? Il pimiento, lo chiamano... Peperoncino, verde, rosso, nero, black, non lo so. Giamaicano, la qualità pimiento giamaicano. Infatti di quello proprio poi. Come andiamo? Andiamo bene ragazzi? No, che vi vedo preoccupati. Dopo ti fai un sussio di rum. Comunque ragazzi, torniamo a noi. Vino.com, il mio amico Marco Graziano delle vie del rum.it. E io? Luca Gardin di Luca Gardin. È bravo. Vino.com, Appleton, le novità 8-15 anni, salti sull'8, quindi unicità, Giamaica, rigore, stilistico, produzione, microclima, microterreni, lavorazione, Joy, grande affinamento di...
menage, quindi di missaggio, e crea un gusto unico, inconfondibile e riconoscibile. Ricordate, la riconoscibilità è un sintomo di qualità, accessibile. Vuoi godere tutti i giorni, bevi 8 anni. Vuoi la realtà, e bevi con 21. Vuoi in mezzo, 12-15. Passiamo ai 15. Una cosa, sto sgabello però maluco. Una cosa, io bevo, sto seduto e guardo. No, ma sto un po' in piedi, sto un po' in. Facciamo la fase di morto. No, no, guarda, vi posso dire una cosa, ragazzi. Questa è fase di morto. Vi posso dire una cosa, in Giamaica se andate in un bar vi conviene intanto sedere, perché anche se non c'è nessun cliente e stanno per servirvi, che lui dite qualcosa, loro vi rispondono, yeah man, e dovete aspettare, quindi conviene che... Senti, dicono? Yeah man. Ah, io bisogno di tre morti. No, qui un'altra cosa, quella. No, comunque questa è aperitivo fase di morte, 15. Il 15 anni, anche in questo caso, 15 anni garantiti, minimum age statement, la sua grande caratteristica... Cosa vuol dire? Minimum age statement, cioè che il numero riportato in etichetta garantisce che il blend più giovane ha almeno 15 anni. E attenzione, sono 15 anni certificati, tropical aging, e soprattutto tutti i prodotti di Appleton senza nessun tipo di aggiunta di zuccheri o di... Natural! Esatto, esatto. Ma si sente? Sì, sì. Cioè, mi sono fatto 5-6 bicchini, sono in forma strepitosa. Ma va la recondizionata? Secondo me è colpa del rum, più che della recondizionata. No, ma che ragazzi, no, il rum... Allora, vi posso dire una cosa, ragazzi. Chi mi segue, chi ci si, mi conosce, conosce lui... Facciamo questo da tanti anni. Devo dirti, quando mi hanno invitato, ho accettato subito, perché è un amico... ed è un grande veramente professionista e le simpatie. Oggi ci si dimentica che legare alla condivisione del bere un buon vino, un buon distratto, in questo caso un grande rum, bisogna condividere e divertirsi. Divertimento non vuol dire sbaccare, ogni tanto ci sta, vuol dire proprio, cioè, cosa fa il palo del rum, sì, ti metti lì le slide, tanto si trova anche su, quindi non andiamo a raccontare niente quello che è la... Ho detto che queste unicità che fanno un lavoro sul terreno, sul microclima, le piogge di questo terreno che confisce come una spugna, rilascia l'acqua al momento giusto alla canna da zucchero, la pulizia. E soprattutto la Giamaica, che è un, quasi tutta l'isola è un territorio altamente calcareo, quello che viene chiamato il White Line, sì, quindi sì. Che è un filtro quindi naturale. Black River e White Line, no? Esatto. Okay. Un filtro naturale per l'acqua che dà una unicità e una qualità dell'acqua altissima, che è importante quanto la materia prima che la canna. Io vedo subito, quindi prima siamo passati nella parte piccante, salata, questa parte di olivo, questa parte di olivo, bellissimo. Qui è così, tensione e eleganza, il naso che ti entra come una freccia e ti apre il naso di espansione, eleganza. C'è questa notte bellissimo, quasi di cioccolato bianco e cremoso. Sì. Rispetto... finisco, quando casco, finisco più, quando Maradona palleggia, carico aspettarlo. Poi il passipone faccio il gol. Poi invece comunque c'è questa parte, sicuramente qui l'abbiamo più piccante, c'è questa parte quasi di alloro, quasi di menta secca, poi è polveroso. Mi piace che è un po' powder, no? La parte polverosa, in bocca, mettiamolo in bocca, non il bicchiere, no? Ti ho detto, facciamo il giudizio, poi smetti in bocca, mi sembra che il bicchiere, metti in bocca il rum, ho detto. Sai quella ronca? Ci bevono! C'è il calore alcolico, perché ci deve essere, ma si bevono! Ma è mitigato in maniera fantastica. Non sono pungenti, come c'è questi lati, che dice... Io ho donato una bella sorsata, No, no, no. Ho avuto quinta, guarda. Fotogado, confermo, ha avuto più lui che me confermo. Però è questo, ragazzi, importante. Quando anche in un grande distillato non c'è la pungenza, c'è la bevibilità! E poi c'è il ritorno, questa parte sassosa, questo tocco... Uno direbbe caramello. Non c'è il caramello, qui c'è questa parte di liquirizia dolce. Questa parte quasi di zafferano, ma e poi è cremoso di frutte mature, sì, però non banale, non banale, no, quindi se no ci chiamavano al tartufo d'aglio a trovare il tartufo, però cioè non è come te, tutti dicono senti il caramello, cioè ragazzi se nel rum senti il caramello hai sbagliato, se vuoi sentire il caramello vai in pasticceria, la brasserie qua dietro, giusto o sbaglio, no? Confermo. Allora ragazzi, quindi volete un sorcino anche voi? No, perché invece abbiamo da dietro il backstage che sta bevendo a canna, Appleton tutta la vita, ha detto. A noi un ditino, loro no, loro una damigiana. Comunque volevo dirti, ragazzi, che è molto importante, voglio farti noi compiti, lui che mi ha insegnato una cosa oggi, mi ha dato dei passaggi che non sapevo, il lavoro che Appleton fa su questi territori, mi piace un casino, perché è un po' come oggi le grandi operazioni del vino stanno facendo questo lavoro territoriale, di microclima, di questo, quindi sapere che c'è questo terreno spugnoso, che c'è questa parte del territorio, questi terreni diversi, che a seconda, che può essere questo 5-20, questo 2-5, hai quattro prodotti differenti, quando hai quattro prodotti che si identificano, si diversificano, ma sono riconoscibili, avete fatto un gran lavoro. Quindi sai cosa dico? Che noi di diretti non ci piacciono più nulla.
fai la chiusura tu, poi parla la passa a me. Maradona a Careca, vai, poi Careca cosa dice? Allora, io voglio due parole di Joe Spencer, voglio dire. Dai, dillo, assolutamente. Perché Joe Spencer... Ha un figlio di lungo intanto. Sì. Ora, cin di nuovo. Ora, Joe Spencer... Però bevi, cosa fai? Io bevo, parlo, prima bevo, poi parlo. Joy Spence è una donna magnifica, ma non magnifica perché è bella, carina, però ha delle capacità incredibili, è un naso straordinario. È palato, io dico solo il naso. Ma anche il naso, soprattutto perché ovviamente nel campo dei distillati il lavoro diciamo, di naso è fondamentale. E Joy Spence crea tutte queste... pensate che è la prima master blender donna nel mondo di... Allora ragazzi, facciamo così, la prossima diretta andiamo in Giamaica. È successo? 5 minuti, lo so già, sto guardando già l'orologio. Dico 5 minuti, ragazzi. Se voglio fare altra mezz'ora, faccio altra mezz'ora, non mi preoccupate. La prossima volta andiamo in Giamaica, facciamo una diretta, portiamo tutto il team di vino.com, facciamo un premio produzione e ci andiamo a scolare insieme a Joy le barrique. Guido io, l'aereo no. Pulmino, l'aereo no. Pulmino. E dicevo. La grandezza di Joy è proprio questa, la capacità di creare, di pescare in mezzo a tutti i diversi marchi, tipologie di rum in invecchiamento che vengono tutte invecchiate separatamente all'interno delle cantine, pescare i colori, mettere insieme e creare questi pescare i quadri. Certo, ottimo, grazie. Quindi finisco ragazzi, diretta bellissima, mi sto divertendo e ricordatevi che se lo bevo io, che sono più sul vino, bevo un gran distillato, è perché è veramente buono. Con un amico da poco tempo, ma già entrato nel mio cuore, che mi sta introducendo in un mondo di distillati, che è Petro, che è una grande realtà. Vi saluto da vino.com, comprate, bevete e godete. Ciao ragazzi! Ciao a tutti, alla prossima! Alla prossima! Cine.